Benvenuti a questo video numero 14, dove continueremo a parlare un po' di matematica, però introducendoci pian piano sempre di più verso la fisica. Allora, l'altra volta diciamo ho fatto vedere un po' gli insiemi numerici. Insiemi numerici, ma abbiamo anche visto per esempio i numeri complessi. Adesso pian piano tratteremo sempre di più l'ambito, diciamo, della fisica, ma è importante cominciare a prendere dimestichezza con alcuni strumenti matematici. I numeri complessi, come vedremo, non sono al momento necessari per introdurre il primo argomento di fisica, che è praticamente, diciamo, la meccanica classica e poi la teoria della relatività di Einstein, che sembrano, ovviamente sono due cose, sembrano essere molto, molto diverse, ma poi alla fine la meccanica, la teoria della relatività in fondo è ancora una teoria classica, diciamo, almeno come la intendono poi i fisici, mentre invece la meccanica quantistica richiede i numeri complessi, per esempio i numeri immaginari hanno un significato nella meccanica quantistica molto più profondo, anche se poi i numeri complessi vengono utilizzati, diciamo, anche in altri ambiti della fisica, perché migliorano, aiutano, diciamo, a fare determinati calcoli. Tutto sommato un significato invece più profondo ce l'hanno proprio nella meccanica quantistica, e quindi mi sono un po' portato avanti facendo vedere alcune cose sui numeri complessi o numeri immaginari, ma poi vedremo che avranno una loro ragion d'essere proprio quando affronteremo meglio l'equazione, diciamo, di Schrödinger, e soprattutto appunto ambiti vari della meccanica quantistica. Mentre invece, per quanto riguarda la meccanica classica, e se ci vogliamo far rientrare anche la teoria della relatività di Einstein, tutto sommato possiamo tranquillamente rimanere nell'ambito dei numeri reali, quindi abbiamo visto un insieme un po' più ristretto, diciamo. Però prima di arrivare, diciamo, a fare considerazioni, diciamo, sulla fisica, per quanto riguarda ancora, volevo ancora fare qualche piccolo riferimento, diciamo, alla matematica, perché noi abbiamo visto un po' di insiemistica, eccetera, però quello che volevo soprattutto ribadire è che quando noi passiamo praticamente da una retta, una retta, abbiamo detto, dove ci troviamo vari numeri, 1, 2, 3, poi ci troviamo i cosiddetti i numeri, le frazioni, poi ci troviamo radice di 2, ci troviamo tantissime altre cose, beh, tutto sommato, la retta dove noi possiamo mettere in corrispondenza bionivoca alcuni insiemi di numeri, quindi stabilire il primo ponte tra una figura geometrica, se vogliamo, più o meno idealizzata, e i numeri, questa, diciamo, è la situazione più semplice, più favorevole, se vogliamo. Abbiamo anche detto, ma volevo ribadirlo, che nella retta, questa retta, quindi se prendiamo, non so, a riferimento il famoso libricino di Abbott che parla di Flatlandia, abbiamo detto che in questo mondo, diciamo, monodimensionale, possiamo chiamarlo a una dimensione, 1D, abbiamo detto che non si possono, non ci sono molti gradi di libertà, non si possono fare molte cose. Allora, che cosa succede? Beh, è stato ingegnoso, anche da parte, diciamo, della natura, poi lo vedremo, ma anche da parte dei matematici, qui si
possiamo riferirci sicuramente a Cartesio, visto che si chiamano assi cartesiani, è stato in realtà quello di duplicare questo mondo. Vedete, questa è una retta sul quale noi infinita, diciamo, sia da una parte che dall'altra, qui ci sono i numeri negativi, quindi qui ci mettiamo anche tutti gli interi, eccetera, eccetera. Però possiamo duplicare questo mondo praticamente con un'altra identica retta come questa, solo che praticamente la poniamo qua in verticale. Per fare un'operazione del genere, bisogna trasferirsi in un altro mondo, che è quello appunto, sempre riferendoci al libricino di Abbott, dobbiamo praticamente passare al cosiddetto mondo di Flatlandia, cioè dobbiamo aggiungere una dimensione. Quindi siamo in un mondo 2D, quindi dal mondo della retta 1D passiamo a un mondo a 2D, a due dimensioni. Beh, la prima cosa che l'altra volta vi feci vedere è che in un mondo come questo possiamo praticamente venire a conoscenza di un elemento fondamentale, che sono praticamente gli angoli. Sulla retta gli angoli praticamente non hanno alcun significato. Sì, noi trovavamo anche, sappiamo che gli angoli li possiamo anche rappresentare con il numero famoso pi greco, che abbiamo visto essere un numero trascendente, però questo numero in realtà, perché possiamo e ci è comodo rappresentare spesso gli angoli anche in questa maniera qua, oltre che i famosi gradi, 360 gradi, eccetera, eccetera. Perché? Perché in realtà l'angolo somiglia molto a una circonferenza. Anzi, possiamo dire che proprio perché nel mondo di Flatlandia possiamo esistono gli angoli, probabilmente questo è il motivo per cui esistono anche le circonferenze. Chiaramente questa non è una rappresentazione canonica della matematica, ci mancherebbe altro, insomma, canonicamente la matematica è un'altra cosa. Noi stiamo facendo un po' di filosofia, cioè per cercare anche di capire come alcuni elementi della matematica poi li possiamo trasportare in qualche modo nell'ambito geometrico e viceversa, insomma, cercare di capire un po' quali relazioni esistono tra le varie cose che noi impariamo quando andiamo a scuola per quanto riguarda la matematica. Ebbene, un angolo giro che noi chiamiamo che noi diciamo è 360 gradi, in realtà equivale effettivamente ad una circonferenza, e questa circonferenza sappiamo che ha questa circonferenza, se gli diamo raggio 1, questa circonferenza sarà pari a 2 pi greco, la lunghezza di tutta questa circonferenza, cioè a un numero particolare, che abbiamo visto essere un numero un po' particolare. Però è un numero, diciamo, che tra l'altro sta sulla retta, quindi un numero reale, e oltretutto è moltiplicato praticamente per 2, quindi è chiaro che se poi noi vogliamo prendere la lunghezza di questa mezza circonferenza sarà soltanto pi greco, se vogliamo prendere addirittura uno spicchio sarà praticamente pi greco mezzi. E quest'angolo praticamente corrisponde un po' a quest'arco di circo, a questo quarto di arco di circonferenza, per cui in realtà anche questo possiamo dire che in fondo è un arco pari a pi greco mezzi, un angolo pari a pi greco mezzi, quindi ci sarà una relazione angolare tra un angolo, appunto, a questo angolo qui, che è individuato praticamente da un sistema di assi cartesiani, e diciamo questa circonferenza. Cioè, c'è una relazione ovviamente angolo-circonferenza. In realtà nel mondo di Flatlandia una delle cose più interessanti, appunto, come dicevo l'altra volta, che noi possiamo fare è appunto giocare con gli angoli. E nascono nascono delle relazioni nuove, perché non solo nascono triangoli, quadrati, eccetera, ma questi triangoli, a cominciare per esempio dal famoso triangolo rettangolo, ci sarà qui un angolo, per esempio, di 90 gradi, ma ci saranno delle relazioni precise anche con questi altri angoli qua, non solo, ma se io poi questo triangolo lo inserisco in una circonferenza di raggio unitario, allora le componenti qua possono essere identificate con seno e coseno,
dell'angolo adiacente o angolo opposto, quindi posso andarmi a calcolare seno, coseno, eccetera. Quindi trovare tutta una serie di relazioni che noi chiamiamo trigonometriche, che studiamo a scuola, e che ci serviranno appunto. Però vedete che queste nuove regole in realtà noi le possiamo fare grazie ad un mondo in due dimensioni. Parlare di trigonometria nel mondo monodimensionale della retta non ha praticamente alcun senso. Quindi passare da un mondo ad una dimensione, ad un mondo a due dimensioni, a un piano, aumenta sicuramente la complessità. Ovviamente nel libro di Flatlandia cosa fa? Praticamente qual è la cosa carina nel libro di Flatlandia? Che arriva una sfera, il protagonista del libricino è un quadrato, e la sfera dice al quadrato: guarda che il tuo mondo è un mondo molto, molto limitato. Sì, voi avete, ci sono bastoncini che rappresentano praticamente una diversa casta sociale, i cerchi sono più perfetti, quindi magari ecco, rappresentano la casta dei sacerdoti, i ricchi, i poveri, insomma, in base praticamente i gendarmi chiaramente saranno più vicini a delle linee che possono in qualche modo, avendo delle punte, no? Possono essere considerate una specie di soldati che possono andare a nuocere, a far male con le loro punte, no? Quindi insomma, diciamo, il libricino è ovviamente un po' allegorico. Comunque quello che alla fine si evince è che una sfera entra praticamente in questo mondo di Flatlandia, fa la conoscenza con questo quadrato, con un quadrato, che è il protagonista di questo libricino, e cerca di fargli capire, vuole fargli capire questa sfera che il mondo è molto più complesso di come lo vedono loro. È un mondo, però la sfera non riesce a farsi capire in un mondo a 2D. Infatti farà anche un tentativo la sfera, cioè quella di entrare proprio nel loro mondo, no? La sfera cercherà di fargli vedere praticamente che atterrando sul loro pianeta, la sfera ingenuamente pensa che il quadrato si possa accorgere della terza dimensione, ma in realtà il quadrato e tutti i suoi abitanti non vedono altro che dei cerchi che diventano, che da piccoli, perché chiaramente la sfera quando si poggia praticamente sul loro pianeta si poggerà soltanto così con una superficie piccolissima, quasi un punto, poi diventa un cerchio un pochettino più grande, poi diventa ancora più grande, poi più grande ancora, no? Perché è come se noi immaginiamo una sfera di luce e che la facciamo passare praticamente attraverso un foglio. È chiaro che quello che noi vediamo è semplicemente una luce che si allarga e si restringe a seconda di quanto la sfera di dove è posizionata la sfera, di come sta passando dall'alto verso il basso attraverso questo foglio, questa sfera di luce. Quindi i suoi abitanti vedranno soltanto delle superfici luminose, ma non capiranno assolutamente che questo allargarsi e restringersi dei cerchi in realtà è un fenomeno tridimensionale. Questo è molto interessante, questo aspetto, perché ci fa capire che anche noi, che viviamo invece in un mondo in tre dimensioni, quello appunto della sfera, potrebbe anche essere in realtà il nostro un sottomondo. Sappiamo infatti che oggi la matematica ci dice proprio questo, che ci potrebbero essere dei cosiddetti ipermondi, delle iperdimensioni, cioè un mondo a 4D lo possiamo immaginare, un mondo 5D, un mondo 6D, un mondo 7D e così via. E non solo queste sono, diciamo, delle ipotesi così fantascientifiche, ma ci sono proprio delle branche della matematica che sono andate praticamente ad investigare questi mondi e sono uscite fuori delle cose molto interessanti, che potrebbero essere assolutamente anche, potrebbero addirittura spiegare alcuni fenomeni
fisici molto, molto complicati che poi magari vedremo. Addirittura, senza arrivare troppo in là, noi possiamo addirittura la teoria della relatività di Einstein in realtà è una sorta di teoria a quattro dimensioni, perché in questa quarta dimensione in realtà c'entra anche il tempo. Quindi in realtà è una sorta di, poiché tempo e spazio, come vedremo, non possono essere più separati facilmente come facevamo prima, è chiaro che quindi possiamo immaginare un mondo a quattro dimensioni, dove il tempo è una dimensione, una sorta di dimensione spaziale, tra virgolette. Quindi vedete che poi il passaggio 3D, 4D, eccetera, è abbastanza naturale. Per non parlare poi, e questo mi riferisco a quello che feci vedere l'altra volta, del mondo dei numeri complessi. Noi pensavamo che il mondo dei numeri reali fosse così onnicomprensivo, invece abbiamo scoperto che oltre ai numeri reali esistono anche i numeri complessi, e all'interno dei numeri complessi esistono altre, volendo ci potrebbero essere altre entità, come per esempio i quaternioni, e poi ancora sopra i quaternioni altro ancora. Quindi in realtà la matematica che noi conosciamo potrebbe essere soltanto un sottoinsieme di qualcosa di ancora molto più complesso. Tra l'altro la matematica, diciamo, dei numeri complessi che si allargano ai quaternioni, poi ci sono i cosiddetti spazi di Hilbert, che sono appunto degli spazi complessi infiniti, perché poi possiamo andare avanti all'infinito. In realtà si è visto poi che per spiegare alcuni fenomeni della meccanica quantistica bisogna proprio allargarsi. Poi c'è la cosiddetta teoria dei gruppi, che ci fa capire come quando noi aumentiamo le dimensioni succedono delle cose molto particolari. Perdiamo magari alcune regole e se ne aggiungono però altre, che però ci possono essere utili per capire come è fatta la natura. Lo vedremo poi che per esempio ci sono delle regole che matematica, attraverso i cosiddetti analisi gruppale della matematica, l'analisi dei gruppi di Lie, di Galois, che sono stati i fondatori, diciamo, di questa insiemistica e della teoria dei gruppi, ci sono delle formule matematiche che ci dicono che magari la natura, per esempio, è fatta ad ottetti. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oppure in forma di 10 elementi, e che se noi ne troviamo praticamente 9, possiamo star pur sicuri che ci deve essere da qualche parte un altro elemento, come poi si è visto per esempio per spiegare alcuni elementi fisici che venivano fuori dalla natura. A volte nel modello standard poi si è capito che c'erano delle regole, attraverso appunto delle regole comunque di simmetria, possiamo chiamarle così, per cui alla fine si capiva perché c'erano regole, non so, di 10 multipli di 10, oppure la regola dell'ottetto, la regola del decupletto. Insomma, ci sono varie situazioni che però ci dimostrano che c'è una relazione tra mondi dimensionali e regole matematiche che poi in qualche modo riflettono questi mondi, e riflettono soprattutto un concetto fondamentale, assolutamente fondamentale, della matematica e della fisica, che è appunto il concetto, che poi svilupperemo ovviamente sempre, sempre meglio, di simmetria. In realtà si è visto che il mondo è simmetrico, e dalle simmetrie possiamo capire tantissime, tantissime cose. E lo vediamo subito. Perché diciamo che quando noi praticamente disegniamo gli assi cartesiani, ci accorgiamo che ci possono essere, diciamo, delle simmetrie che conservano le caratteristiche delle nostre figure. Ad esempio c'è la simmetria per rotazione, per traslazione. Questo però in un mondo in 2D.
Quindi vedete che oltre all'angolo di 90 gradi che noi andiamo a disegnare qua, ci sono anche altre considerazioni che possiamo fare, cioè delle considerazioni di simmetrie, cioè quello che di riflessione possiamo anche ribaltare questi assi, oppure possiamo tenere fermo un asse e far girare quest'altro, quindi l'oggetto praticamente... ovviamente queste simmetrie aumentano quando passiamo dal mondo a 2D al mondo a 3D. Quindi aumentano le complessità, aumentano i gradi di libertà, aumentano le possibilità dove noi possiamo applicare anche la nostra matematica. E questo è un punto fondamentale, perché vedete che la matematica in qualche modo è come se fosse correlata alla dimensionalità di cui noi stiamo trattando. Quindi diciamo, non possiamo pensare che la matematica sia assolutamente scorporata dal mondo fisico. Ma questa è ovviamente una mia teoria. Possiamo invece immaginare che ci sia una correlazione, cioè se il mondo è quello di un punto adimensionale, probabilmente i gradi di libertà sono pari a zero, quindi non possiamo neanche immaginare che in un punto adimensionale ci siano per esempio neanche i numeri, non c'è assolutamente niente, non c'è la radice di 2, non c'è, ma sia dal punto di vista diciamo geometrico che dal punto di vista numerico questa radice di 2, quindi non è né la diagonale di un quadrato di lato 1 per 1, perché ovviamente in questo mondo non esiste assolutamente niente, ma probabilmente non esiste neanche concettualmente come numero. In questo chiaramente Platone non sarebbe d'accordo, sarebbe più dalla mia parte il pensiero aristotelico che il pensiero platonico, dove chiaramente il pensiero platonico poneva invece i numeri in un mondo completamente diverso, nel cosiddetto, quasi in un mondo fatto apposta di Peruranio, dove tutte queste entità matematiche e geometriche esistevano a prescindere da tutto, a prescindere dalle dimensioni, a prescindere dal nostro pensiero, a prescindere dal mondo fisico, soprattutto a prescindere dal mondo fisico. Ritengo invece che il mondo fisico si sia trascinato dietro tutta una serie di elementi matematici che sono importanti per la descrizione di questo mondo, ma senza una realtà apparente o reale che sia, molto probabilmente anche questa matematica non avrebbe ragione d'essere, o comunque sarebbe confinata in una sorta di mondo inesistente, quindi completamente avulso da qualsiasi realtà, da qualsiasi entità reale. È ovvio che poi le cose sono diventate un pochino più complesse quando abbiamo cominciato quando il mondo lo consideriamo a una dimensione, poi a due dimensioni e a tre dimensioni. Quindi questa è stata un po', quindi il succo di tutto questo discorso è che in realtà aumentiamo la complessità, aumentano i gradi di libertà, aumentano le cose che noi possiamo realizzare, tanto è vero che quando poi parliamo, per esempio, come ho fatto già l'altra volta, dei numeri immaginari, dove qui ci mettiamo qui i numeri reali, quindi quando in realtà trasformiamo questi semplici assi ortogonali che descrivono praticamente benissimo il mondo di Flatlandia, quindi quadrati, ma anche figure aperte, per esempio parabole, ellissi, eccetera. Ebbene, in quest'altro mondo, questo dei numeri complessi, che è un numero ancora più elaborato, se vogliamo, qui per esempio vedremo poi in seguito che per esempio ci servirà per studiare meglio per esempio i moti ondulatori, le onde. E questo è il motivo per cui praticamente ho introdotto i numeri complessi e questo asse così importante dei numeri immaginari, perché in realtà poiché la meccanica quantistica si occupa moltissimo di onde, anzi, probabilmente la meccanica quantistica e tutto quello che ne è derivato, il concetto fondamentale delle
tema centrale di tutta la meccanica quantistica, è che ci ha svelato praticamente che il mondo è formato fondamentalmente da vibrazioni, da onde. Ecco perché i numeri complessi o i numeri immaginari che vi si voglia, e questo asse è così importante. Tutti i libri di meccanica quantistica dicono che i numeri complessi sono una parte fondamentale, essenziale della meccanica quantistica, quindi probabilmente sono quelli più idonei per descrivere il mondo della meccanica quantistica. Ma il mondo della meccanica quantistica è fatto principalmente di moti ondosi, di vibrazioni, di piccole perturbazioni di campi, diciamo, di energia, chiamiamoli così in maniera molto così ampia, per cui ecco il motivo per cui ho introdotto i numeri complessi e i numeri immaginari, non certo per confondere le idee o comunque fare una lezione di matematica. Qui la didattica praticamente è completamente fuori da questo ambito di discussione. Il nostro ambito è un ambito di discussione prettamente filosofico, però come vi dicevo già fin dal primo video, oggi non si può più parlare di filosofia dell'essere senza non introdurci nel mondo fisico e matematico. Parlare ancora dell'essere senza prendere visione di quella che è la matematica e la fisica è come parlare ai tempi di Aristotele e di Platone, come tornare indietro di 2000 anni. Non lo possiamo più fare, e il parlare dell'essere oggi senza avere una certa dimestichezza con la matematica e la fisica del XX secolo praticamente è come parlare del nulla, è come parlare di cose di cui non si sa da che parte cominciare. Bene, come vi dicevo, le cose diventano abbastanza complesse. Abbiamo detto della trigonometria, ma volevo ancora, per concludere questo discorso e poi partire invece proprio con la fisica, nel mondo di Flatlandia, per esempio, chiaramente loro non conoscono il cono. Noi lo conosciamo, è una figura ovviamente a tre dimensioni. Quando noi parliamo per esempio di cerchi, noi possiamo dire che il cerchio, se noi tagliamo il cono in questa sezione qua, noi otteniamo praticamente un cerchio, se lo vediamo da sopra. Mentre se lo tagliamo per così, otteniamo praticamente un'ellisse, quindi, che è una specie di cerchio. Ecco, nel mondo di Flatlandia, queste figure geometriche compaiono quasi naturalmente. Invece nel nostro mondo possiamo pensarle derivate da qualcosa di più complesso, da un sistema tridimensionale come per esempio un cono, che in base praticamente a come noi lo tagliamo, otteniamo delle figure geometriche magari particolari, e non per questo ellissi, cerchi, anche alcune iperbole eccetera, noi le chiamiamo coniche. Le coniche fanno parte, quindi possiamo capire, soltanto in un mondo 3D, nel mondo della sfera, non certo nel mondo di Flatlandia, dove il nostro protagonista quadrato non potrebbe capire questa relazione tra coniche e figure geometriche piane. Vabbè, questo era tanto per dire. C'era un'ultima cosa che volevo mettere in evidenza, è che quando noi praticamente abbiamo a che fare con dei quadrati tipo questo, abbiamo praticamente delle figure geometriche che cominciano a curvare. Quindi noi possiamo dobbiamo tenere presente che esiste una matematica che possiamo dire, un'algebra che possiamo definire lineare, fatta appunto di linee, come dice la parola stessa,
che comunque su un piano cartesiano individuano già un elemento importante, come dicevo all'inizio, che sono gli angoli, quindi l'inclinazione su un piano di assi ortogonali individua comunque una retta e un'inclinazione, quindi abbiamo già un'informazione in più. Questo è quello che noi otteniamo immediatamente portando una retta su un piano. Su un piano individuato da questi due assi cartesiani, se noi li portiamo una retta, possiamo individuare degli angoli. Ma no, questa è una retta che possiamo chiaramente metterci tutta una serie di numeri. Quindi quello che noi facciamo quando disegniamo degli assi cartesiani è la possibilità di individuare dei punti su questa retta. Due punti individuano una retta, possiamo costruircela, quindi possiamo costruircela mediante le cosiddette coordinate cartesiane. Basta praticamente prendere questa x1, qui ci mettiamo x con 2, e quindi qui e qui ci mettiamo y con 1 e y con 2. Abbiamo trovato due punti, questi due punti individuano praticamente una retta. La retta, diciamo, che abbiamo, con cui siamo abituati a... Però vedete che questa retta poi arriverà praticamente a toccare il punto qui sull'asse delle x, e quindi posso individuare un angolo, ma può esserci anche la situazione in cui non posso individuare nessun angolo, caso in cui praticamente la retta è così. Allora si dice che praticamente questo, se questo è il nostro angolo a 90 gradi, questo sarà ugualmente un angolo di 90 gradi, però diciamo è parallelo all'asse dell'y questa retta, e avrà determinate caratteristiche. Possiamo andare a trovare i famosi coefficienti, famoso coefficiente angolare della retta, per capire appunto qual è l'inclinazione. Vabbè, questo insomma ci interessa fino a un certo punto, ma quello che volevo dire è che quando poi passiamo dall'algebra lineare a dei quadrati, le figure praticamente cambiano, non sono più lineari, ma praticamente diventano curve. Non è il caso di questa qua, perché qui c'è un più, per cui questo, se io facessi y uguale x quadro più 1, ok, sarebbe praticamente una parabola che sta un pochino sopra qua. Poi abbiamo visto invece che se noi, anziché rappresentarlo come graficamente, prendiamo invece il valore algebrico di questa relazione qua, x quadro più 1, allora abbiamo visto uguale a 0. Se questo dal punto di vista algebrico invece otteniamo qualcosa di diverso, perché dal punto di vista algebrico noi otteniamo che x è uguale più o meno la radice quadrata di meno 1, otteniamo praticamente un numero immaginario che non è rappresentabile più qua, perché qui noi stiamo rappresentando i numeri reali. Quindi i numeri reali li possiamo rappresentare con l'equazione di questa parabola, questa x quadro più 1, se io ci metto l'y davanti, se io la rappresento in questo modo, posso rappresentarla come una parabola. Se invece io mi riferisco a x quadro più 1 come uguale a 0, quindi come un'equazione algebrica, allora in questo caso io ottengo praticamente un valore, una radice negativa, e quindi non posso più rappresentarla sul piano dei reali, ma devo praticamente cambiare quest'asse e trasformarlo in un asse immaginario. Allora a quel punto posso ugualmente rappresentarlo come numero complesso, che però i numeri complessi normalmente non individuano, hanno delle regole diverse,
Quindi non sarà più utile per rappresentare delle parabole, ma se qui ci mettiamo i numeri immaginari e qui i numeri reali, qui questo, se questo è un numero complesso che i matematici, i fisici chiamano z, questo punto qua, individuato dalle coordinate dell'asse reale e dell'asse immaginario, individua praticamente, più, diciamo che è più comodo per me pensare che individui un segmento che parte dall'origine degli assi, questi sono reali, e questo segmento tra l'altro è orientato, vedete, c'è anche un verso, una direzione, un verso, quindi ecco perché metto qui una freccia, e questo elemento qua può rappresentarmi un vettore. Quindi vedete che in questo caso un punto su un sistema di assi non più cartesiano, ma qui parliamo del piano di Gauss o di Argand, perché più di uno hanno scoperto in tempi un po' diversi, diciamo, questo nuovo modo di rappresentare i numeri immaginari, e quindi, poi da cui derivano appunto i numeri complessi, per diciamo in questo modo che vi ho fatto vedere anche l'altra volta. Ebbene, in questo piano di Gauss, che non è più il piano cartesiano, vedete che io riesco a individuare un nuovo elemento che chiamo vettore, e quindi ci saranno tutta una serie poi quello che chiamo poi algebra, ci sarà tutto un nuovo segmento di matematica che parla dell'algebra lineare, vettoriale, che mi è molto utile, come dicevo prima, anche per, tra le altre cose, anche per studiare modi ondulatori, e quindi utilissima soprattutto per fare delle valutazioni e per studiare la meccanica quantistica. Ecco, vedete quindi che questi elementi della matematica sono poi utili, e non sono fini a se stessi, ma sono poi utili per descrivere un mondo fisico, un mondo vettoriale. Chiaro che cos'è un vettore? Insomma, è una linea orientata con un verso, ci sono poi delle regole, chiaramente, di somma, moltiplicazione, eccetera, un po' come si fa con i numeri, quindi non possiamo pensare che vettori, numeri, rappresentino tutta la realtà. Chiaramente questi numeri, vettori, queste rappresentazioni di piani, di dimensioni, eccetera, sono degli strumenti matematici per descrivere una realtà fisica. E chiaramente quello che ci manca è capire effettivamente da dove deriva questa realtà fisica, che cos'è l'elemento essenziale. Chiaramente ci sono dei fisici come Tegmark che per esempio dicono che l'universo è in realtà una vera e propria rappresentazione matematica, siamo proprio matematica, però diciamo è una definizione che non ci soddisfa. Non possiamo immaginare che al principio di tutto ci sia praticamente un elemento matematico. Nel libro che ha avuto un grande successo, dal titolo Guida Galattica per autostoppisti, che sicuramente molti di voi avranno letto, alla fine una delle cose più simpatiche, un po' come anche ogni tanto riporto, per esempio, ecco, parlavo appunto del libro di Flatlandia, ma questo è un altro molto, molto interessante. A un certo punto, una delle cose più significative del libro, loro hanno un enorme computer, un computer gigantesco, ma soprattutto potentissimo, al quale chiaramente fanno la domanda diciamo, fondamentale, cioè
cos'è l'esistenza, che c'è al principio, diciamo, dell'esistenza, e dopo svariati calcoli praticamente il calcolatore annuncia di essere arrivata alla conclusione. Quindi tutti lì fremevano, tutti i grandi scienziati, per capire finalmente l'essenza dell'essere, l'esistenza, eccetera. E questo elaboratore dice che praticamente alla fine il significato della vita, l'essenza, eccetera, è 42. Chiaramente il libro è un libro, diciamo, ironico, metaforico, però metaforicamente noi possiamo immaginare, appunto, che possiamo immaginare, la domanda è questa, che ci sia effettivamente alla base di tutto un numero, che sia 42 o che sia qualsiasi altro numero, che sia l'essenza del mondo. Ovviamente questo 42 è insoddisfacente, anche nel libro chiaramente tutti rimangono delusi, pensano chissà quale formula matematica o comunque chissà quale complessità possa aver elaborato questo mega cervellone elettronico, e invece alla fine praticamente l'unica cosa che ne esce fuori è questo 42. Potrebbe avere dei significati profondi, senz'altro, ma sicuramente insoddisfacente per quanto riguarda le nostre aspettative. Quello che noi invece ci aspettiamo è che non sia un numero o un elemento matematico, ma ci sia qualcosa, un elemento fisico probabilmente, che sia l'essenza dell'esistenza e dell'essere. Ecco, nei prossimi video finalmente entreremo proprio nel discorso fisico. Però era importante avere un minimo di orientamento in quelli che sono un po' gli strumenti della matematica. Chiaramente ne faremo ben poca, e soprattutto in maniera poco ortodossa, perché prima cosa non sono un matematico, non sono neanche un insegnante di matematica, però sicuramente non possiamo perderla, cioè dobbiamo avere comunque un riferimento sempre e comunque costantemente alla matematica se vogliamo capire in profondità anche un po' meglio i fenomeni fisici. E chiaramente, come detto, inizieremo la fisica discutendo un po' di meccanica classica, ma in realtà ne abbiamo già parlato un pochettino quando ho descritto praticamente come è fatta praticamente la natura, però la vedremo un pochino meglio, e poi analizzeremo soprattutto la teoria della relatività, la meccanica quantistica, perché sono quelle che ci hanno portato più informazioni dal XX secolo ad oggi su quello che può essere la natura fisica del mondo. Per il momento mi fermo qui. Arrivederci.